Buongiorno, un brevissimo collegamento per lasciarvi alcune informazioni su questo additivo colorante, la curcumina, che troviamo in etichetta nella lista ingredienti con la sigla E100. Un titolo un po' provocatorio di questa breve presentazione: un additivo innocuo e naturale. Proprio perché voglio spiegarvi che non è così innocuo come potrebbe apparire. In particolare perché l'industria, vedremo tra un attimo, aggiunge per esempio l'alluminio a questo colorante. Dicevo, questo additivo è regolamentato nell'Unione Europea dai regolamenti che disciplinano l'utilizzo di tutti gli additivi alimentari ed è utilizzato in ambito sia alimentare ma anche in ambito diciamo farmaceutico. Viene utilizzato questo colorante per rivestire le compresse dei farmaci, viene utilizzato in ambito tessile, viene utilizzato anche per quanto riguarda l'industria della cosmesi, ovviamente. Se noi facciamo una ricerca su Google inserendo la parola curcumina E100, poi cliccando su immagini, otteniamo sempre questo genere di immagini dove viene accostata la radice del tubero della curcuma, che è un prodotto che noi sappiamo essere oggi 100% naturale, ricchissimo di proprietà nutrizionali, quindi molto salutare, accostata alla sua derivato, diciamo, in polvere essiccata. In realtà questo accostamento è abbastanza fuorviante, perché un conto è la curcuma in polvere, oppure il curry anche, sono delle spezie che noi acquistiamo in polvere, ma in questo caso si tratta esattamente appunto di un derivato naturale della radice della curcuma, senza alcun trattamento chimico al seguito. Mentre la curcumina è un derivato industriale estratto dalla radice della curcuma, ma attraverso dei solventi chimici e inoltre, come accennavo poco fa, viene aggiunto dall'industria anche l'alluminio e tra un attimo vi spiego il motivo per cui viene aggiunto l'alluminio. Vedete che anche consultando dei testi che parlano di additivi alimentari, la curcumina è sempre indicata come un additivo innocuo. Di solito appunto viene identificata col colore verde, mentre altri coloranti sono assolutamente tossici e questo è stato già testato in tantissimi studi anche sugli animali. È stato visto che molti coloranti hanno degli effetti addirittura cancerogeni. Ma poi anche sull'uomo hanno delle problematiche varie, che vedremo magari in un altro video più approfondito. Quello che mi interessa farvi capire oggi è la differenza tra la curcuma e la curcumina, appunto. La curcumina si può ritrovare in etichetta tra gli ingredienti di molti prodotti, come il pane, ad esempio, i biscotti, cioè, si utilizzano, come dicevo prima, nell'industria farmaceutica. Vedete, questo prodotto utilizza il colorante curcumina, poi utilizza anche un altro colorante che è il caramello. Anche questo è molto problematico, molto controverso, sarebbe da evitare anche il caramello. Ne parleremo in un altro approfondimento. Ritroviamo la curcumina anche in prodotti come le caramelle, i dolciumi in generale, la ritroviamo in prodotti come i preparati per la crema pasticcera, che sono molto diffusi, che vengono utilizzati nell'industria dei dolci e ovviamente se viene inserito nel preparato lo ritroviamo poi anche nei prodotti che acquistiamo in pasticceria, come i famosi bomboloni, i prodotti che contengono la crema pasticcera, come i cannoli, eccetera, eccetera. Si ritrova anche in prodotti per i cereali della colazione dei bambini che vengono colorati, vedete molto spesso con questi coloranti. Si ritrova addirittura anche nel cibo per gli animali. Questi sono dei biscotti alla curcuma. Tra l'altro, riguardo il cibo per gli animali, ci sarebbe da fare un approfondimento a sé, in quanto vedete, ad esempio, in questo caso si dichiara che sono dei biscotti senza prodotti di origine animale, come se fosse un beneficio, un vantaggio. In realtà è esattamente il contrario, perché il cane e il gatto sono animali carnivori, il gatto è 100% carnivoro, il cane 80-90% carnivoro, quindi dargli degli alimenti che sono 100% vegetali non è che sia un vantaggio per questi poveri animali. Poi in realtà se andiamo a vedere la lista ingredienti di questo prodotto, nello specifico il primo ingrediente è lo zucchero, poi ci sono i cereali come secondo ingrediente, poi il terzo ingrediente sono oli vegetali, tutte cose diciamo che non sono così sane per un cane e alla fine c'è solo una piccolissima percentuale di frutta e di verdura.
Ma veniamo alla curcumina. Qual è il problema? Analizzando i regolamenti che disciplinano gli additivi alimentari nell'Unione Europea, ad esempio il regolamento 231 del 2012, che ci fornisce tutte le specifiche di tutti gli additivi, ovvero tutte le schede tecniche, guardando la scheda della curcumina, come dicevo prima, vedete che si ottiene per estrazione con solvente dalla radice della curcuma. La curcumina è anche utilizzata come pigmento di alluminio. E questo è quello che accennavo prima, il motivo per cui ho voluto fare questa breve presentazione. E vedete che il tenore di alluminio è inferiore al 30%, ma può sfiorare il 30%. Ciò significa che in questo colorante possiamo ritrovare quasi fino al 30% di alluminio, ed è una cosa abbastanza seria. Per l'estrazione possono essere utilizzati unicamente i seguenti solventi, vedete, sono elencati e si possono utilizzare questi qua, tra i quali l'etanolo, l'esano, il propanolo 2, il dicloro-metano, tutti solventi molto molto tossici. Analizzando meglio la scheda, quindi sempre della curcumina, vediamo alla parte sulla purezza. La purezza è molto importante perché appunto viene contaminata durante l'estrazione da questi solventi tossici, quindi alla fine però non deve rimanere più di 50 mg per chilo di questi solventi nel prodotto finale. Nel caso del diclorometano, che è ancora più tossico degli altri, evidentemente non può rimanerne più di 10 mg. C'è anche una piccola percentuale di questi metalli pesanti come l'arsenico, il piombo, il mercurio e il cadmio, e questa purtroppo questi arrivano dal terreno in cui viene coltivata la curcuma, e quindi diciamo, a meno che non si voglia fare una estrazione ancora più completa per eliminare tutti questi residui tossici, questi sono ineliminabili, diciamo, ma li ritroviamo anche nell'acqua che beviamo, nell'acqua, specialmente nell'acqua dell'acquedotto, l'acqua del rubinetto. Se voi andate a leggere le analisi chimiche che trovate nella bolletta dell'acqua, troverete che c'è sempre una piccola percentuale di arsenico, piombo, mercurio, eccetera. Perché, diciamo, né l'industria né le nostre autorità sanitarie si preoccupano di eliminare al 100% queste sostanze tossiche. Quindi queste purtroppo ci sono e non possiamo farci più di tanto. Quello che però è preoccupante è che noi abbiamo il residuo dei solventi tossici, e soprattutto la cosa più grave, questa che ho scritto, che ho evidenziato di giallo qui in fondo, è autorizzato l'uso dei pigmenti di alluminio di questo colorante. Ciò significa che si può aggiungere l'alluminio a questo colorante. Per quale motivo si aggiunge l'alluminio? Perché l'industria prepara dei coloranti sia sintetici che naturali, che hanno dei colori più brillanti e più vividi. Per questo motivo si creano le famose lacche di alluminio, cioè si aggiunge all'alluminio una sorta di metallizzazione, diciamo, nei colori, per poi soprattutto rendere anche più stabile il colorante, e diventa una forma non solubile in acqua, quindi poi si può utilizzare in molteplici usi. Ad esempio, si può aggiungere a prodotti che contengono oli e grassi. Prima non vi ho detto che viene tra i prodotti per cui si usa questo colorante c'è anche la margarina, anche se in realtà per le margarine utilizzano soprattutto i caroteni, il beta carotene, che è un altro colorante alimentare che comunque ha la stessa problematica di cui stiamo parlando per quanto riguarda l'alluminio. Anche in quel caso viene aggiunto l'alluminio. Vedete, in generale queste lacche di alluminio con i coloranti sono più stabili dei corrispondenti coloranti solubili in acqua, quindi per l'industria sono molto più vantaggiosi nella preparazione, hanno più stabilità e quindi nei prodotti non si deteriorano, il colorante non si disperde, non si deteriora. Esistono delle aziende vere e proprie che preparano questi coloranti per l'industria alimentare, per l'industria farmaceutica, per l'industria della cosmesi e così via. Quindi attenzione, quando si legge sui prodotti colorante E100 curcumina, non equivale affatto alla curcuma. Stiamo parlando di un estratto industriale che per forza di cose utilizza dei solventi tossici, i quali solventi rimangono in piccola percentuale all'interno del colorante. E in più abbiamo visto che viene aggiunto anche l'alluminio, quindi naturale, tra virgolette, questo colorante non è poi così tanto naturale alla fine quando noi lo utilizziamo. E quindi, dal momento che utilizzare cibo con dei coloranti non è assolutamente indispensabile, il mio consiglio è sempre lo stesso: mangiamo cibi freschi,
oppure che sono conservati con tecniche di conservazione naturale come il freddo, il congelamento, l'essiccatura. Evitiamo gli alimenti che hanno gli additivi e in particolare che hanno i coloranti. Già leggendo l'etichetta, la lista ingredienti, noi possiamo già vedere se il prodotto ha una lunga lista di ingredienti, lo possiamo scartare o lo possiamo utilizzare molto molto raramente. Già questo ci permette di scremare la nostra alimentazione, di togliere un 80% se non oltre di prodotti che sono insalubri. Per un approfondimento completo sugli additivi alimentari, vi rimando al nostro corso a lezione di etichetta che trovate sul sito www.cicoserio.it, un corso molto completo con 6 video lezioni dove trattiamo appunto la tematica della lettura delle etichette, il marketing, le diciture ingannevoli, come si fa a capire.